Benvenuti al TG regionale di Toscana TV. Apriamo come al solito con i dati sul coronavirus. Oggi in Toscana sono 209 i nuovi casi, 42 anni l'età media e 0 decessi. In Italia 2.677. Ma vediamo i dati provincia per provincia. A Firenze sono addirittura 37 in più, 46 in più a Pisa e 44 in più ad Arezzo. Continuiamo con il telegiornale, sfruttamento del lavoro, un mandato di arresto per 5 imprenditori a Prato. Tra gli operai anche una minorenne e una donna incinta. Tra gli arrestati anche un esponente dell'associazione Cina. E arriva anche l'allarme del procuratore di Prato, Nicolosi, che sentiremo nel servizio che andrà in onda nel TG Notizie di Prato. Ma adesso i particolari da Nadia Tarantino. C'erano anche una minorenne, una donna incinta e un uomo malato tra i 45 operai cinesi e bengalesi sfruttati nelle confezioni della famiglia cinese, padre, madre, figlio e zio, finita agli arresti insieme a un quinto imprenditore con l'accusa di sfruttamento della manodopera e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le ordinanze di custodia cautelare chieste e ottenute dalla procura sono state eseguite oggi dai carabinieri del nucleo investigativo. In carcere sono finiti padre e figlio di 47 e 24 anni, ritenuti titolari occulti delle imprese, il primo personaggio di spicco della comunità insediata a Prato, un connazionale ritenuto il prestanome, ai domiciliari il cognato e zio degli imprenditori, mentre è ancora ricercata la moglie e madre dei titolari. Un'indagine complessa durata mesi, nata da uno dei tanti controlli messi in piedi dalla ASL nell'ambito del progetto Lavoro Sicuro varato dalla Regione Toscana. I carabinieri e la Guardia di Finanza hanno ricostruito un intreccio di ditte individuali aperte e chiuse nel giro di pochi anni, almeno 17 tra il 2014 e oggi. Decine di militari al lavoro già all'alba, perquisizioni e sequestri in via Pisa e in via delle Fonti a Prato e a Campi Bisenzio. Un giro d'affari notevole che, secondo i calcoli della Guardia di Finanza, dell'INPS e della Direzione Territoriale del Lavoro, avrebbe evaso qualcosa meno di 2 milioni di euro. Nel periodo dell'indagine l'evasione sarebbe ammontata a 250 mila euro finiti in un provvedimento di sequestro per equivalente. Gli inquirenti hanno messo le mani su una casa e sul denaro contante trovato durante le perquisizioni, che hanno portato anche al sequestro di 100 macchine per cucire e di 2 furgoni. A richiamare l'attenzione degli ispettori dell'ASL erano state le impressionanti condizioni igienico-sanitarie riscontrate nel corso del controllo e l'alto numero di operai impiegati ai quali veniva assicurato anche vitto e alloggio. 15 ore di lavoro al giorno, paga mensile 500 euro e anche meno. Dormitori con materassi a terra, ricoperti quasi totalmente da rifiuti tessili e all'interno dei posti di lavoro con la mancanza quasi assoluta delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. E mentre i carabinieri hanno lavorato per mettere insieme i tasselli dello sfruttamento, i finanzieri hanno lavorato per disegnare il quadro dell'evasione. La ricostruzione del flusso di denaro ha fatto emergere cifre da capogiro. Circa 1.200.000 euro in contanti, trasferendoli attraverso dei bonifici in Cina. A loro volta questi capitali sono rientrati in Italia sempre attraverso dei bonifici dalla Cina in Italia, sempre a favore di questi soggetti qui, e sono serviti per acquistare degli immobili. Due fratellini di 2 e 5 anni sono risultati positivi alla cocaina dopo gli esami effettuati all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il padre dei bimbi, 39 anni, è stato indagato dalla procura di Firenze, che di recente ha chiuso le indagini a suo carico, accusandolo dei reati di lesioni personali colpose, abbandono di persone minori e violazione degli obblighi di assistenza familiare. A portare i bambini all'ospedale e a far scattare le indagini è stata la madre. Operazione a livello nazionale della polizia contro il riciclaggio di veicoli rubati. 5 persone arrestate e 10 denunciate. Ruolo determinante dell'autostrada di Montecatini Terme. Patrizio Ceccarelli. La Polizia di Stato ha concluso una complessa operazione finalizzata a contrastare il riciclaggio di veicoli rubati e dei pezzi di ricambio per auto, che in questo tempo di pandemia rischia di prendere maggior vigore. Sono state monitorate sul territorio nazionale le principali vie di comunicazione e le tratte autostradali maggiormente transitate da bisarche, corrieri e furgoni usati per trasportare quella refurtiva, con particolare riguardo alle zone
zone di confine prossime a Ventimiglia e al traforo del Monte Bianco. L'operazione è effettuata su input della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, ha visto impiegati oltre 500 poliziotti e circa 300 pattuglie della Polstrada, con l'utilizzo anche di auto e moto civetta per meglio stanare i malfattori. Un ruolo determinante nell'operazione lo hanno avuto a Montecatini Terme i poliziotti della sezione di Pistoia della Polizia Stradale, che hanno sorpreso due italiani, un 46enne e un 56enne, che avevano rubato una minicar vicino a una scuola. Li hanno seguiti e i malfattori hanno portato a loro insaputa la Polizia Stradale fino al Covo, un magazzino a Montopoli Valdarno in provincia di Pisa. Dentro c'erano, oltre alla minicar, anche un escavatore, un trattore, alcune moto da cross e attrezzi da palestra, tutti risultati rubati. Ma i malviventi avevano pure creato una serra con lampade e ventilatori al fine di coltivare marijuana. I ladri sono stati arrestati, la droga sequestrata e i veicoli restituiti ai loro proprietari. Complessivamente, nell'ambito della complessa operazione, sono state identificate 2.035 persone e controllati 3.281 veicoli, con 5 persone arrestate tra spaccio di stupefacenti, furto e ricettazione, nonché 10 denunciate a piede libero per vari reati. Ed è stata ritrovata dalla polizia la ragazza di 17 anni che era scomparsa nel nulla a Grosseto. Carlo Sestini. Elena è finalmente stata ritrovata nella serata di ieri. La polizia ha fatto un blitz all'interno di un appartamento nella città di Grosseto e ha ritrovato appunto la ragazza. Tre persone sono state fermate, la ragazza naturalmente è stata liberata, portata al pronto soccorso per i primi accertamenti, dopodiché è stata restituita alla famiglia. L'avvocato Alessandro Risaliti è l'avvocato di famiglia e ha parlato anche con la ragazza. Che cosa le ha detto? Ma intanto la ragazza sta abbastanza bene. Mi ha detto che è stata privata della libertà contro la sua volontà e quindi non si può, a quanto dice lei ovviamente, parlare di allontanamento volontario. E quindi non ho motivo di dubitare ovviamente della, anche per le modalità che mi ha esposto circa la sua permanenza per questi due mesi lontano da casa. Ecco, due mesi lontano da casa, tutti si pensavano magari che fosse andata fuori a Grosseto, è una cosa abbastanza strana. Questo sì, appare strana, però dovrà essere chiarita dalle forze dell'ordine, dai magistrati, e dovrà essere chiesto il motivo a quelli che mi viene detto sono stati fermati. Io non ne sono a conoscenza, non so nulla. Le condizioni fisiche di Elena com'erano? Ma un pochino frastornata ovviamente, perché questi due mesi sono stati abbastanza gravosi per lei, però complessivamente condizioni abbastanza accettabili e soddisfacenti. Pertanto è stata, non lo so, picchiata? Che ha subito violenze fisiche, sì, lo posso confermare. Per quanto riguarda invece la procura, che cosa le ha detto? Ma intanto devo dire, e colgo l'occasione per ringraziare a nome della famiglia sia le forze di polizia, sia il procuratore capo, la dottoressa Navarro e il dottor Ferraro, che era il titolare del fascicolo, perché c'era da parte della procura e della polizia un'attenzione particolare per questa vicenda. E Elena, la prima cosa che le ha detto, la soddisfazione di tornare a casa, di riabbracciare i genitori, il fratellino? Sì, certo, io ieri sera non ero presente al momento in cui ha visto la mamma, ma credo sia stato un momento di grande commozione da parte di entrambe. Certo, restano ancora dei grossi dubbi, perché è stata in qualche modo segregata in questa stanza, in questo appartamento. Ci sono certamente le cose che devono essere ancora chiarite. Ma io queste cose verranno chiarite dalle forze dell'ordine, dalla polizia che conduce le indagini, e quindi tutto quello che c'è da dire Elena lo dirà agli inquirenti. E ora le tappe di una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso non solo la famiglia della ragazza, ma tutta Grosseto.
Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso tutta Grosseto e non solo. È il 7 di agosto, un venerdì. Sono le 20:30 circa, quando Elena Miruna Neamteanu, 17 anni, esce di nascosto dalla sua casa in via Lombardia, dove vive con i genitori ed il fratellino. Lascia la porta dell'appartamento socchiusa, come se si trattasse di una breve discesa in strada. Indossa una paillette argentata e scarpe da ginnastica bianche e si porta con sé soltanto un borsello con un profumo della madre. Nella sua camera restano il cellulare, i documenti e il denaro. Da quel momento la ragazza non dà più notizie di sé. I genitori, insospettiti della sua assenza inspiegabile, qualche ora dopo denunciano la scomparsa ed iniziano le ricerche, ricerche che non portano però a niente. La 17enne si era lasciata circa un mese prima dal fidanzato. Sul suo telefonino e su quello di altri vengono poi repertati alcuni messaggi della giovane che sembra volesse tornare in Romania, paese di origine della famiglia che abita a Grosseto da 20 anni. Ma nessun parente in quel paese segnala la presenza della giovane. Fra l'altro, la ragazza sarebbe dovuta partire per le vacanze a Principina a Mare la mattina dell'8 di agosto. Gli investigatori propendono per un allontanamento volontario. La famiglia invece, in particolare mamma Michela, che è convinta che sia stata rapita. I giorni passano, ma Elena non si trova. Straziante l'appello della madre a Giallo Toscana dopo 35 giorni dalla scomparsa della 17enne. Amore, se mi stai ascoltando, se ti stanno arrivando la mia voce, ti prego, dacci un segno, un messaggio. Noi vogliamo sapere soltanto se stai bene, perché la nostra paura è che lei stia male. Vi prego, aiutatemi a trovarla. Ma le indagini vanno avanti con grande lavoro e nel massimo riservo da parte degli inquirenti, fino alla svolta, con il ritrovamento di Elena viva e in buone condizioni. L'incubo che ha attanagliato per settimane la famiglia e tutta Grosseto è davvero finito. Inceneritore di Case Passerini, il TAR del Lazio accoglie il ricorso del comune di Sesto Fiorentino. Vediamo. Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso del comune di Sesto Fiorentino contro il DPCM del 10 agosto 2016, attuativo dello Sblocca Italia, che qualificava l'inceneritore di Case Passerini come strategico. Accogliendo il ricorso, i giudici amministrativi hanno dichiarato l'annullamento della parte del decreto in cui viene individuato il fabbisogno nazionale degli impianti di incenerimento, tra cui quello di Case Passerini, qualificandoli come strategici in quanto adottato in assoluta mancanza di VAS. Ancora una volta la giustizia amministrativa è stata chiamata a sanare l'ennesima forzatura tentata da chi a tutti i costi voleva imporre un'opera inutile e dannosa al nostro territorio, afferma il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi. Anche a distanza di tempo continua a trovare conferma la bontà delle nostre posizioni, contrarie nel merito e nel metodo. Per opere così impattanti non si può pensare di agire per decreto, come fece l'allora governo Renzi, scavalcando enti locali e comunità. Un presidio di protesta organizzato da CGIL e CISL si è svolto davanti alla Rifle in via Matteotti a Berberino di Mugello. L'azienda di jeans è dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze. I lavoratori chiedono l'interessamento all'avvertenza di tutte le istituzioni e la solidarietà dei cittadini di Berberino. E ora ad Arezzo, dove Ghinelli si appresta a preparare la sua squadra di governo. Il servizio. Una vittoria netta, quella di Alessandro Ghinelli, che si riconferma sindaco della città, 9 punti di distacco e quasi esattamente gli stessi voti della prima tornata elettorale. Ora si apre per Ghinelli un altro periodo complesso, quello riguardante la scelta della sua squadra di governo. Intanto, come ha confermato ieri nella nostra diretta, la giunta sarà più ampia, si passerà quindi a 9 più il sindaco, un numero che permetterà anche di dare maggiore soddisfazione ai partiti che lo hanno sostenuto. Due assessori andranno a Fratelli d'Italia, in poll Giovanna Carlettini e Francesco Lucacci. Due andranno alla Lega, un posto quasi certo per Alessandro Casi. Sul secondo nome ci sono ancora incertezze. Forza Italia dovrebbe esprimere un solo assessore e in questo caso è una competizione a tre tra Jacopo Apa, il capolista di Forza Italia, Federico Scapecchi, il più votato, ed Alessio Mattesini, ex presidente del Consiglio Comunale. Per ora Ghinelli sicuramente ci sarà Lucia Tanti, ma oltre a lei potrebbe entrare un altro dei registi di questa campagna elettorale come Simone Chierici. Ma
anche Simon Pietro Palazzo, tra i papabili anche l'ex arbitro Paolo Bertini. Due gli assessori più tecnici che il sindaco potrebbe tenere per sé, riconfermando Marco Sacchetti, che è stato di supporto al sindaco nel piano strutturale e nella politica sui rifiuti, e poi Alberto Merelli, assessore al bilancio uscente. La vera competizione è però per la carica di vice sindaco. La carica, secondo voci di Palazzo, dovrebbe spettare al partito più votato e quindi alla Lega e quindi ad Alessandro Casi. Ghinelli probabilmente al suo fianco preferirebbe una fedelissima, il suo braccio destro, Lucia Tanti. Insomma, i giochi sono ancora aperti e in questa partita entrerà anche il presidente del Consiglio Comunale, nomina che tanto fece penare il centrodestra nel 2015. E ora sentiamo il sindaco di Firenze, Dario Nardella, sul nuovo decreto legge sicurezza e immigrazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DL su sicurezza e immigrazione, tante le novità rispetto ai provvedimenti voluti dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Niente più multe milionarie alle ONG e si amplia il sistema di accoglienza, introducendo il regime di protezione speciale. Arriva il DASPO per la movida violenta dopo la morte di Willy, fino a 7 anni di carcere per chi agevola i detenuti in 41 bis. Ma sentiamo il commento del sindaco di Firenze, Dario Nardella. Allora, i decreti di sicurezza di Salvini si occupavano di tutto tranne che di sicurezza, quindi erano i decreti più inutili della storia della Repubblica. Lo dico da sindaco perché la sicurezza nelle città non è certo cambiata dopo i decreti Salvini. Allo stesso modo non ha risolto i problemi dell'immigrazione, quei decreti non hanno certo risolto i problemi relativi al rimpatrio e non hanno consentito di utilizzare la questione dell'immigrazione come anche una opportunità dal punto di vista sociale ed economico. I decreti nuovi hanno un approccio pragmatico, non ideologico, non sono delle bandiere politiche da sventolare, ma sono degli strumenti utili ad affrontare un tema, quello dell'immigrazione, che non va affrontato in modo ideologico, con il tifo da stadio, con la contrapposizione tra partiti. Il sindaco commenta anche le dichiarazioni del ministro Speranza, che parla dell'utilizzo necessario delle mascherine all'aperto e del distanziamento sociale. Nardella aggiunge di iscriversi alla app Immuni, invita i ragazzi a tenere un comportamento corretto e resta sulla stessa linea espressa e criticata di Piero Angela. Il conduttore, durante la presentazione alla stampa della nuova edizione di Super Quark, ha detto: serve l'esercito in strada per il rispetto delle regole. Tutto quello che può servire nel rispetto delle leggi è utile. La presenza dei militari, che è soltanto un contributo aggiuntivo rispetto a quello che già fanno le forze dell'ordine, non è affatto uno scandalo, ma è una misura concreta che può in qualche modo servire. E ora a Pescia, dove le mascherine sono già obbligatorie anche all'aperto. Vediamo. Il sindaco di Pescia, Oreste Ciurlani, sull'obbligo delle mascherine all'aperto gioca d'anticipo ed ha firmato un'ordinanza che ne rende obbligatorio l'uso su tutto il territorio comunale. Un provvedimento che segue quelli adottati per l'uso delle mascherine nelle zone interessate dal trasporto scolastico, esteso subito dopo a tutti i perimetri scolastici e alle aree adiacenti, per arrivare ora alla totale copertura del territorio. Ho firmato un'ordinanza dove obbligo in tutto il territorio del comune a portare la mascherina. È obbligatorio all'aperto, come si esce di casa, come si esce dalla macchina da soli, va messa la mascherina. Sono esclusi dall'obbligo i bambini sotto i 6 anni e le persone la cui disabilità non è compatibile con l'uso continuato del dispositivo. Non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione nel caso sia svolta attività sportiva o motoria all'aperto e nelle aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, sempre che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 2 metri per le attività sportive e 1 metro per ogni altra attività. Previste sanzioni da 400 a 1000 euro per chi viola l'ordinanza, ridotte nel caso del pagamento entro 5 giorni dalla notifica. Cominciano i controlli, ci sono sanzioni da 400 a 1000 euro. Va portata sempre, sono esclusi i bambini sotto 6 anni, sono esclusi coloro che hanno delle patologie particolari e quindi che il medico gli dice che non possono portare la mascherina, o coloro
che fanno sport nei centri abitati, quindi al di fuori dei centri abitati, negli impianti sportivi, così si può stare anche senza mascherina mentre si fa sport, all'interno dei centri abitati invece no. Quindi noi vogliamo intervenire perché i contagi stanno aumentando, vogliamo che la gente rispetti le regole, solo se la gente rispetta le regole possiamo, diciamo, evitare il contagio. Quindi nell'ordinanza c'è scritto obbligo di mascherina e divieto di assembramenti. Su questo polizia, carabinieri e polizia municipale faranno i controlli e, voglio dire, sanzioneranno chi non rispetta. È una questione di rispetto per la comunità, per noi stessi e per i propri cari. Al Via Orizzonte Rinascimento Firenze, una a tre giorni dove si parlerà di economia per rilanciare il paese. Rachele Campi. Ripartire la parola d'ordine per Firenze, che contribuirà al rilancio della vita economica e sociale del paese con una a tre giorni dal 26 al 28 novembre, dove top player economici e delle istituzioni si incontreranno nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio sul tema del nuovo rinascimento. Si parlerà di aziende, delle sfide sul territorio e delle strategie. È vero che la parola rinascimento ora è usata più che mai, però è un bene che si parli di rinascimento e sarà ancora di più un bene praticare questo rinascimento. Cosa significa? Significa utilizzare nel migliore dei modi tutte le opportunità che avremo davanti, i soldi messi in campo dal governo, quelli ancora più importanti messi a disposizione dall'Europa, perché l'Italia, come è stata un esempio nell'affrontare l'emergenza Covid, dovrà essere un esempio anche nell'usare i fondi del Next Generation Fund. Sono fondi straordinari, 209 miliardi di euro, quasi 10 volte una normale finanziaria, un'opportunità storica perfino maggiore per quantità e qualità al piano Marshall che l'Italia ha utilizzato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Presente anche Lucia Leotti, consigliere speciale del sindaco, imprenditrice a capo dell'industria farmaceutica Menarini. Allora, la situazione economica in cui siamo, non dobbiamo nascondercelo, è una situazione economica difficile. Serve una visione, come ha detto anche il presidente di Confindustria, sulla base di una visione di quello che vogliamo che sia la nostra Italia. Nei prossimi anni bisogna creare dei progetti che vadano tutti in questa direzione e quindi dal mio punto di vista la soluzione è solamente una: remare tutti nella stessa direzione con forza. Pistoia vara il nuovo piano di protezione civile e servizio. Il Consiglio Comunale di Pistoia ha approvato il nuovo piano di protezione civile. Si tratta dello strumento che in caso di evento calamitoso contiene le azioni per prevenire, mitigare gli effetti e gestire al meglio i soccorsi. Il provvedimento è stato presentato in aula dall'assessore alla protezione civile Alessio Bartolomei. Assessore, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo piano di protezione civile. Per cosa si caratterizza? Cosa c'è di diverso rispetto alla precedente? Sì, allora avevamo un precedente piano di protezione civile che ormai era datato negli anni, soprattutto non era rispondente alle novità che sono state introdotte con la legge del 2018. Così abbiamo deciso di redare un nuovo piano di protezione civile sul comune di Pistoia, nel quale si individuano con chiarezza quali sono i rischi, che ricapitolo brevemente, sono quelli legati a piogge intense, a straripamento di fiumi, a incendi soprattutto nelle zone marginali dei boschi, a rischio sismico e a rischio neve e a individuare con questo nuovo piano le zone dove i cittadini si possono in sicurezza radunare in caso di calamità e dare le direttive di quali sono i comportamenti che tutti i cittadini devono tenere a seconda del tipo di rischio di fronte al quale ci troviamo davanti. È un piano molto innovativo, la vera sfida è farlo conoscere sul territorio e farlo conoscere ai cittadini. Per questo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi ci occuperemo anche di preparare delle assemblee territoriali presso circoli, nelle varie frazioni, per presentare il contenuto del piano e per poi attraverso distribuire un po' di materiale informativo attraverso il quale spiegare ai cittadini che cosa devono fare in caso dello specifico allarme che scatta.
Scale mobili per arrivare a Forte Belvedere, progetto Uffizi 2 a Firenze. Secondo il futuro presidente della Regione Toscana, potrà essere uno spazio utilizzato come percorso museale che tenga conto del rapporto fra arte e scienza. Sentiamo la risposta del direttore degli Uffizi, Smith. A Perugia, dove già 40 anni fa è stato realizzato un sistema di scale mobili, tra l'altro con grandi spazi che vengono utilizzati per le installazioni artistiche, questo sicuramente sarebbe un progetto molto interessante anche per Firenze, va studiato da un punto di vista tecnico e ingegneristico come articolarlo. So che a un certo punto è stato anche ipotizzato un accesso da Boboli, ma effettivamente se ci fosse un accesso da Boboli non sarebbe mai possibile di intercettare tutte le persone che si potrebbe intercettare partendo invece a Costa San Giorgio, quindi è molto più probabile l'idea è quella di portare più persone al Forte Belvedere, di avere un'apertura per la cittadinanza da lì. Tuttavia credo che in questo momento siamo ancora in una fase di ipotesi progettuali, sicuramente in futuro verremo coinvolti se questo progetto andrà avanti. Allora, oggi non parliamo di questo, comunque ho espresso più volte che Uffizi 2, un nome un po' brutto perché sembra come Rocky 2, Rocky 1 rimane sempre il classico, quindi tuttavia è importantissimo per il museo di relazionarci al territorio, questo è veramente fondamentale, questo l'abbiamo scritto proprio anche nel nostro statuto e questo è fondamentale, ci siamo al lavoro e sicuramente non ci sarà un Uffizi 2 ma ci saranno vari posti, comunque oggi non entriamo nei dettagli. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.